a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Sono Marco Elettrio, possessore di questa splendida vettura, l'Opel Corsa E, e in questo video andremo a vedere un po' lo stato di salute della batteria dopo 80.000 km. Questo perché spesso e volentieri leggo che dopo 50, 60, 80.000 km la vettura elettrica è già da buttare, gettare, schiacciare e gettare via alla prima pattumiera e si trova disponibile. In questo video andremo a vedere davvero senza nessun dubbio e perplessità lo stato di salute di questa vettura dopo 80.000 km. La scelta di 80.000 km non è casuale. La garanzia della stragrande maggioranza delle aziende che vendono vetture elettriche sul pacco batterie è 160.000 km o 8 anni. Questa vettura ha 2 anni e 2 mesi, praticamente abbiamo percorso quasi 40.000 km annui con la Opel Corsa E, senza stare troppo a guardare quello è l'80%, 20%, caricando senza patemi particolari. In AC, in DC, senza assolutamente problemi, AC corrente alternata e DC corrente continua, le fast, per capirsi, per coloro che magari guardano questo video per interessarsi al mondo elettrico, e spero che questo canale Marco Elettrico appunto possa servire anche per questo. Tanto per fare, diciamo, un conto così a spanne di questi 80.000 km, più o meno un 30% io l'ho fatto in fast. Questo perché l'anno scorso si era rotto il caricatore della vettura in corrente alternata, per capirsi non potevo ricaricare a casa e alle colonnine lente, sempre per intendersi, assolutamente potevo ricaricare solo alle colonnine fast. Io sono una persona che fa oltre 3.000 km mensili, 4 mesi diciamo per riparare il tutto, quindi 4 mesi in colonnine rapide, fate il conto rapido, oltre 12.000 km già in quel frangente l'abbiamo fatto in colonnine fast, solo colonnine fast. Poi ovviamente le vacanze, siamo andate all'estero, i raduni, le promozioni di Telepaspay che ci hanno regalato tantissime ricariche e tantissime delle quali le ho fatte in fast. Comunque sia ragazzi, tante ricariche, senza stare troppo a guardare quelle sono le paure particolari può avere diciamo una persona che segue un po' troppo il mondo social e vede tante persone che non hanno una vettura elettrica e parlano per sentito dire. E in questo video, come vi dicevo, 80.000 km, metà della garanzia già consumata, andremo a vedere quello è lo stato di salute di una vettura, l'Opel Corsa E, trattata in maniera tranquilla, senza troppi patemi, senza troppe particolarità, senza stare a seguire troppi discorsi e caricando come capitava, diciamo, nella situazione in cui eravamo, fast, lenta, domestica, assolutamente senza pensieri. Io, per capirsi, ogni settimana praticamente faccio una ricarica completa 100%, ricaricando ogni giorno, ora ricarico a casa, ma insomma come capita assolutamente ogni giorno io gli davo diciamo un 7-8 kWh consumandone 10-11-12 giornalmente, per capirsi, sempre 100% una volta alla settimana. Andiamo a vedere in questo video, cominciando da dove sono un po' le location che potremmo ricaricare, andando a vedere lo stato di salute della batteria di questa splendida vettura. Andiamo! Tante quelle sono le soluzioni che abbiamo utilizzato per ricaricare questi 80.000 km. Soluzioni gratuite, colonnine fast da 50 kW come queste. Queste della Bicharge, in questo caso abbiamo un 100 kW che in definitiva è la potenza massima della nostra vettura e anche della Peugeot 208 e le altre del gruppo Stellantis, quindi il suo massimale può essere raggiunto con questo o con le Ionity o con tutte quelle di potenza superiore. Come direbbe il grandissimo Rocco in una pubblicità sua famosa, le ho provate tutte. Spettacolo. O colonnina in AC, assolutamente, assolutamente, come in questo caso siamo a una colonnina di Bicharge che con la nostra vettura arriva a 11 kW, ma volendo con una vettura diciamo come una Zoe, faccio un esempio, potremmo arrivare a 22 kW, perché vi sono un miliardo di colonnine, tantissime possibilità di ricaricare con la nostra vettura elettrica, potrebbe essere al proprio domicilio, all'interno di quelle che sono strutture ricettive, ristoranti, assolutamente case, vacanze, abbiamo avuto modo di trovare campeggi, possiamo ricaricare colonnine rapide, lente, tantissime possibilità ci attendono con la nostra vettura elettrica. Ora andremo a vedere nel dettaglio quello che è il degrado della nostra vettura
a conclusione di quella che è la metà della garanzia della stessa. Vi dico già subito come informazione, nell'eventualità siate diciamo novizi del mondo elettrico e quindi grazie anche a questi video state entrando all'interno di quello che è il mondo a zero emissioni, quello è il degrado diciamo di un pacco batterie inizialmente più sostenuto, non è una cosa eccessiva, però una volta che si è diciamo assestato dopo i primi 10, 20, 30 mila chilometri il degrado sarà molto più lento. Difatti ve lo dimostrerò con alcune ferme immagini delle certificazioni del pacco batterie che abbiamo nella nostra vettura, la nostra Opel Corsa elettrica, per farvi vedere che diciamo la situazione si sta assestando e sta diventando molto più lenta. Andremo a vedere anche all'interno di quello del video come sarà il nostro pacco batterie a conclusione della garanzia, quindi 160.000 km, e spero di darvi tutte quelle sono notizie del caso per rendervi partecipi di una situazione. Il degrado del pacco batterie comunque sia vi è assolutamente, siamo all'interno di quello del mondo YouTube del mondo elettrico, quindi vi voglio mostrare assolutamente tutti quelli sono i dettagli del mondo elettrico, perché a conclusione di questo, a conclusione di tutti quelli sono i video, magari avrete avuto modo di vedere anche all'interno del canale Marco Elettrico, potrete pensare in autonomia, cavolo, ma forse il mondo elettrico è migliore di quello che può trasparire all'interno delle testate giornalistiche o dei discorsi da bar che spesso si leggono anche all'interno dei social. Siete pronti? Andiamo, andiamo ragazzi, andiamo! Come vi dicevo, andiamo a vedere con quelle sono le schermate della certificazione del pacco batterie realizzato da quando abbiamo l'applicazione per poterlo fare. Abbiamo cominciato ai 51.000 km. Come potete vedere, a 51.000 km lo stato della batteria della nostra vettura era 95,3%. Successivamente ai 57.000, 95,1%. A 67.000, 94,3%, e ora andiamo a vedere lo stato attuale, andando poi a analizzare i dati nello specifico. A 80.000 km lo stato del nostro pacco batterie è 93,8%. 93,8% vuol dire che abbiamo perso il 6,2% da quando abbiamo la nostra vettura, la nostra Opel Corsa, alla quale come dicevamo stiamo attenti, ma molto poco, diciamo non siamo schiavi della vettura, ma insomma cerchiamo di utilizzare la vettura al nostro piacimento, assolutamente, perché per me avere una vettura vuol dire questo. Andando a vedere nello specifico, come vi dicevo, lo stato del degrado della batteria è più sostenuto all'inizio rispetto alla diciamo seconda parte, e ve lo dimostro dati alla mano. Come vi dicevo, ai 51.000 km abbiamo perso il 4,7%, il che vuol dire che nei primi 51.000 km abbiamo perso quasi l'1% ogni 10.000 km, 0,92%. Nei secondi 29.000 che mancano all'appello, quindi dai 51 agli 80.000 km, abbiamo perso, facendo sempre conteggi rispetto a quanto è stato il degrado da 95,3 a 93,8, quindi l'1,5%, abbiamo perso lo 0,51% ogni 10.000 km, quindi dimezzando quasi quello che è stato il degrado nella prima parte. Siamo passati da 0,92 a 0,51% per arrivare allo stato attuale. Voglio farvi vedere un altro dato, assolutamente, assolutamente. Quello è cambiato dall'ultima certificazione fatta a quella attuale, e quindi dai 67.000 km agli 80.000 attuale, quindi gli ultimi 13.000 km. Siamo passati dal 94,3% al 93,8%, perdendo lo 0,5 in 13.000 km, il che vuol dire ogni 10.000 km, con l'ultimo step che abbiamo controllato, 0,38%. Quindi siamo passati da 0,92% nella prima parte allo 0,38% nell'ultimo step, dalla scorsa certificazione a quella attuale. Questo per dirvi, si sta assestando, il degrado sarà sempre più lento, quindi lo porteremo tranquilli e beati a conclusione della vettura, che non so quando sarà. Non ho assolutamente furia, e sarà ben oltre quello che è la garanzia, assolutamente, assolutamente. Andando a vedere, essendo un pochino esagerati, ve lo dico riprendendo come dicevamo i dati che abbiamo appena ottenuto, rimanendo insomma nello stato attuale il 0,38% ogni 10.000 km, continuando in questa maniera arriveremo a conclusione di quello che è la garanzia ai 160.000 km, perdendo un ulteriore 3%.
arrivando praticamente quasi a lambire il 90%, il 90,8%. Facciamo 90, togliamo il 10% del pacco batterie e finalmente torniamo a un numero pari. A me piacciono numeri pari, visto che la vettura ha 337 km di autonomia, perdendo il 10% avremo sempre 300 km di autonomia con la nostra Opel Corsair, quindi alla grandissima. In più voglio aggiungere un altro dettaglio, mi hanno detto insomma dei ragazzi che hanno avuto modo di tornare in concessionaria, che questa vettura, a cui sono stati tolti 2,5 kWh con un aggiornamento dell'anno precedente per aumentare quello dello stato di salute della batteria, hanno avuto il reintegro dello stesso con un ulteriore aggiornamento. Noi ancora non abbiamo avuto modo di tornare in concessionaria, spero di riuscirlo a fare entro i 100.000 km, in maniera tale che faremo un ulteriore video su uno step molto importante, quello della quinta cifra, e quindi vedremo un po' la situazione. Che comunque sì, io ci tenevo a mostrarvi quello che è stato attuale di una vettura elettrica, una utilitaria veramente molto interessante come la nostra Opel Corsa elettrica, a uno step altrettanto importante, gli 80.000 km che rappresentano la metà della garanzia della stessa. Quindi ci tenevo abbondantemente a mostrarvi questo dettaglio, sia all'interno di quella della pagina Facebook, Instagram e anche un post che ho fatto qua su YouTube. Molti di voi mi hanno diciamo domandato quanto fosse lo stato di salute della batteria, famoso SOH, e quindi io ci tenevo assolutamente a mostrarvelo. Una vettura, come vi dicevo, è stata trattata bene, perché insomma io l'ho tratto bene, ma insomma non con i guanti di velluto. Molti vedo, non solo con l'Opel Corsa elettrica, ma in generale hanno un po' il terrore del pacco batterie. Bisogna mantenere l'80%, il 20%, bisogna caricare le lenti perché sennò si impazzisce. Noi a stare dietro a tutti questi discorsi, io ci sto dietro fino a un certo punto. La vettura deve fare quello che è il mio gioco, non io il gioco della vettura, cioè la vettura l'ho comprata io, non la vettura ha comprato lo sottoscritto, ecco, per essere chiari e concisi. È un discorso mi fece una volta il mio titolare, quando gli dicevo: guarda, questa macchina non può fare questo servizio, una macchina di lavoro. Lui mi disse: e la macchina è schiava nostra, non noi schiavi della macchina. Insomma, lui è un personaggio un po' alternativo, però insomma, per capirsi, il senso un po' è quello, ecco, un po' più, diciamo, meno edulcorato, ma insomma il discorso in definitiva è quello. Io ci sto attento, insomma, fino a un certo punto, perché la vettura deve fare il mio gioco, quello assolutamente. E quando passerete nel mondo elettrico, se nel caso ancora non siete e siete pronti insomma ad entrare nel mondo a zero emissioni, sappiate che sì, qualche accorgimento fa sempre bene, ma insomma fino a un certo punto, se Dio vuole, queste vetture, quelle più nuove possiamo dire, hanno un sistema di raffreddamento della vettura che permettono di non avere problematiche nelle ricariche continue, con corrente continua nei viaggi. Si accende quello e l'impianto di raffreddamento a liquido, il pacco batterie lavora sempre a temperatura ottimale e non vi sono degradi particolari da questo punto di vista. Quindi fate il vostro gioco, giocate al massimo il vostro divertimento con le proprie vetture elettriche, con la Opel Corsa elettrica, con le altre disponibili nel commercio, senza farvi troppi patemi d'animo. Come vi dicevo, 80.000 km, metà del pacco batterie come garanzia saltato, e siamo poco oltre il 6% del degrado, e con una prospettiva molto molto interessante per arrivare fino ai 160.000 km della conclusione della stessa. Senza patemi d'animo, la macchina non è da buttare via, siamo forse più noi da buttare via, e intanto invecchiamo. Questo assolutamente. Io ancora, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio, spero di aver fatto un buon servizio, spero di avervi illustrato per meglio quello è il piacere del mondo elettrico, il piacere di non avere paure particolari nel possedere una vettura a zero emissioni, divertendovi, facendo il vostro gioco, ricaricando a casa, ricaricando in esterna, andando alle colonnine, facendo insomma quello che il vostro diciamo piacere vi può portare, e senza nessunissimo problema, senza nessunissimo pensiero. Nei prossimi video andremo a vedere anche un evento interessante che si avrà a Forlì, e vi farò vedere il tutto all'interno di YouTube con un video ad hoc, e spero insomma di avervi tutti con me in questo evento molto molto interessante. Un castello, andremo in un castello. Ancora, ragazzi, un bacione a tutti, sempre Forza Elettrico, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto, e ci vediamo sempre qui all'interno di Mike Elettri ogni sabato alle 10 un nuovo video. Alla prossima, ciao.
e intanto la laviamo. Poverina, guardate certe condizioni.